benvenuti in un nuovo video. Fa caldo, scusate, quindi ho questo chignon un po' così, non è vero, una scivoletta così da anziana. Cioè, non ti devi preoccupare, non ti volevo far paura. Questo sarà una nuova video reaction. Faccio così perché l'elastico mi fa malissimo e sto segnando. Tracciaiola! Video reaction alla seconda, il trailer della seconda stagione di Mindhunter. Che dire, signori miei, che dire! Non so se avete sentito, se sapete che cosa sia Mindhunter, ma è una serie TV fantastica che nasce da un libro di un profiler. Quindi qualcuno, una persona, insomma, una delle prime figure che si sono messe lì, sono messe un po' a indagare e a tentare di capire cosa connettesse a livello psicologico, di azioni, eccetera, eccetera, i serial killer, e quindi a fare dei profili psicologici. Da qui la parola profiler. Tutto così, spiegata così fa veramente piede e compassione. Avete ragione, ma facciamo finta niente. Il 16 agosto uscirà la seconda stagione di Mindhunter su Netflix. Vi consiglio la prima stagione perché era bellissima, quindi io non vedo l'ora. Soprattutto ho visto solamente il trailer e ho visto che dal trailer c'è Charles Manson. E oh mio Dio, è identico a Charles Manson! Dio mio. Agosto è il mio mese dell'horror personale, il mio mese Charles Manson lo chiameremo. Prima ho avuto l'anteprima del film di Tarantino, C'era una volta Hollywood, con Charles Manson, con l'immagine gigantesca di Charles Manson all'anteprima, e ora Mindhunter con Charles Manson. Quindi agosto lo chiameremo mese Manson, una roba così, non lo so, sinceramente. Fa caldo. Allora, quindi ora vedremo insieme il trailer. Se è bello, non è bello, volevo vederlo con voi. Scusa, sono un filo su di giri un po'. In molti mi state chiedendo della recensione su C'era una volta Hollywood. C'è poco da dire che non sia non spoiler, quindi ho deciso di farla uscire dopo, quando potrete vedere effettivamente il film, perché io vi consiglio di non avere spoiler, di andare lì non sapere proprio niente. Quindi volevo al massimo fare un video in cui vi parlo a grandissime linee, non vi dico niente della trama del film, prima di andarlo a vedere, così per capire se è un film che vi può piacere o meno, perché secondo me è divisivissimo, o lo amate o lo odiate, proprio così, da 0 a 100. Ma allora, a quanto vedo ci sono ben due trailer, uno di una settimana fa e uno che è uscito pochi giorni fa. Qui non posso mettere purtroppo niente, altrimenti YouTube mi si arrabbia, e alcune volte si arrabbia e dico: ma chi li fai a fare questi video reaction senza il video? Io non lo posso mettere, piatemela con YouTube, che ce posso fare io? Sono una poveraccia. Allora, abbassiamo anche un pochino l'audio. Come si abbassa l'audio? Ah, scusate, avevo messo muto, scusate, sono un po' sfiggili. Ma andiamo con il primo trailer e poi vediamo l'altro. Che figa la musica. Le macchine di Rorschach. Oddio, che bella la regia. Oh, ma le macchine hanno la forma delle loro facce. Ma che cavolo di figata. Charles Manson, ho visto. Ah, sono osserva, identico. E torna Ed Kemper, quello già lo sapevo. Mi ero fatta questo spoiler. Vediamo l'altro trailer. L'altro trailer dovrebbe essere maggiormente rivelatore. Che bella l'estetica. Vogliono estendere la squadra. Ah, l'assassino di Atlanta, cioè. Dai, il finale c'è. No, io ero convinta che il finale del trailer ci fosse Charles Manson, perché hai detto è molto basso, tenta di non fissarlo, stare, è fissarlo, vero? Non lo so, sembra fighissimo, sinceramente. Sinceramente non vedo l'ora di vedere la serie il 16 agosto. Poi c'è 13 Reasons Why, ma uno non può vivere comunque secondo Netflix. C'è sempre una serie nuova che esce. Io dovrei stare rinchiusa dentro casa a vedermi le serie, scrivere recensioni, registrare video, montare video, e poi riesce subito un'altra serie. Scusate Netflix, datemi tempo. Comunque no, Mindhunter non vedo l'ora. Non vedo l'ora, sembra figo. Secondo me Manson sarà una piccolissima parte. Già me lo sento. Non sento, però ho visto le immagini e porca miseria, è identico. Ed è, diciamo, a livello estetico delle... Non posso dirvi niente, quindi scusa, sto tentando tipo di fare la poker face. A livello estetico è identico a Manson qui nella serie. L'attore, lo stesso attore ha fatto anche Manson in Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino. Lì esteticamente a me non aveva
convinto dalle foto che erano state diffuse. Però posso dirvi una cosa, questa non è spoiler, però all'interno di Once Upon a Time in Hollywood c'è la mia canzone preferita di Charles Manson, e quindi quando l'ho sentita, oh, ho fatto letteralmente così sulla poltroncina, e non lo so, probabilmente solo io, perché non lo so, mentre stavo vedendo, perché io l'ho visto due volte, scusate, mi sto perdendo i miei discorsi su Charles Manson, mentre l'ho rivisto alla proiezione stampa, c'erano delle persone che parlavano vicino a me e mi stavano anche facendo gli spoiler su Stranger Things 3, che all'epoca non avevo ancora finito, quindi a un certo punto mi sono messa così per chiudere le orecchie e sentirli. Fortunatamente non li ho sentiti, non so come, forse mi sono tipo estraniata, e insomma, e loro non sapevano come erano andate le cose, e quindi non lo so, mi ha molto sorpreso questa cosa. Credo che nella sala in generale, quando è partita la musica, ho detto, oh mio Dio, io sinceramente me l'aspettavo un pochino, perché ho detto, ma ti immagini, ma sarebbe una figata se mettesse una delle canzoni di Charles Manson, o almeno una dei Beach Boys. Avevo visto la host prima di andare a vedere il film in anteprima, e non vedevo niente di Beach Boys, né di Charles Manson né la host, quindi ho detto, rimarrà un sogno. E invece alla fine, quando è partita, appagante, decisamente appagante. Ma cos'era tutto? Cosa reaction? Che senso ha? Nessuno, ma è semplicemente una nostra chiacchierata. Se volete fangirlare su Mindhunter mentre io sto perdendo l'apparato circolatorio stretto così da questo vestito molto carino, ma che sembra quasi un laccio mustafico. Ma la bellezza è anche un po' sofferenza e dolore che bisogna fare. Sto scherzando. Questo era tutto. Voi che cosa ne pensate? State aspettando Mindhunter? Questa reaction ha un minimo di senso? No. Quindi molti si arrabbieranno, ma io non vedo. Allora, scusate, volevo fangirlare con qualcuno per quanto riguarda Mindhunter. Non vedo l'ora. Questo era tutto, ciao a tutti. Ah, una cosa. In molti mi state chiedendo, per quanto riguarda Charles Manson, un video su Beethoven, ma il caso di Charles Manson è gigantesco, gigantesco. Credo ci sarebbero da fare ricerche che neppure una persona da sola può fare per farlo adeguatamente. Quindi è davvero difficile, perché bisogna parlare di tante storyline di Charles Manson, delle persone che l'hanno preso, tutta la parte del processo che è complicatissima, è allucinante, poi c'è tutta la parte di, diciamo, le Manson Girl, Manson Family, persone fuori, persone esterne, tutta la cosa di Sharon Tate, tutta la cosa poi delle altre persone coinvolte, tutta la parte politica, è un delirio allucinante. Quindi è un po' complesso, non lo so. Per oggi ho deciso una cosa, visto che su questo canale abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti, io ho già deciso una cosa, per Beethoven, quando, se mai raggiungerò i 100.000 iscritti, il mio video per i 100.000 iscritti deve essere la storia di Ted Bundy. That's it, questo è tutto, oppure, stavo pensando a un ospite. Ma meglio promettere le cose, meglio non promettere le cose, se insomma... Meglio non dire gatto se non lo hai nel sacco. Questo è tutto. Grazie ancora per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ha il minimo di senso questo video? No. Ma scusate, la gente si fomenta per La Casa di Carta 3. Io mi posso fomentare per Charles Manson? Sì, e che cavolo. Questo era tutto. Ciao.